Guarda, io penso che il centrosinistra esiste, è forte, ha governato questi 5 anni e credo che la sfida sia quella di continuare questo progetto politico sulla città, per la città e con la città. È un progetto politico che non è una somma di coalizioni, ma è un'alleanza profonda nella città tra soggetti politici e corpi sociali di una città in trasformazione e in cambiamento. Quindi io sono molto convinto che lo spazio e il margine per continuare l'esperienza di coalizione di questi 5 anni ci sia ed è reale. Ecco, secondo lei quale sarebbe il candidato ideale per realizzare questo programma? Se c'è potrebbe esserci anche una bozza di programma su quali basi si dovrebbe poi appunto fondarsi? Io credo che in questo momento ci siano almeno 2 candidati che rappresentano questa continuità e questa coalizione, 2 ipotetici candidati, perché ancora ovviamente candidature non ce ne sono perché la raccolta delle firme si è appena avviata. Io penso che sia Pierfrancesco Maiorino, assessore alle politiche sociali, e la vice sindaco Francesca Balzani, entrambi rappresentano quell'esperienza di continuità, di garanzia anche della capacità di coesione da parte di una coalizione che appunto, dicevo, ha ben governato. Uno dei 2 candidati, noi ci auguriamo uno solo di questi 2 candidati, perché 2 sono troppi su una sfida contro ipotesi politiche diverse, sono dei candidati di straordinaria continuità in una fase complicata ma interessante ed entusiasmante di primarie per la città. Ecco, per ora la candidatura ufficiale è solamente quella di Maiorino. Balzani ha detto che tra pochi giorni scioglierà la riserva, non ha citato però Sala, che anche lui in corsa eventualmente per questa partita, e che proprio ieri ha detto, insomma, che lui è sempre stato un uomo di sinistra, si è sempre considerato tale. Se dobbiamo stare alle formalità, in questo momento candidati non ce n'è, in realtà si stanno raccogliendo le firme, ci sono stati pronunciamenti, ne ricordo altri 2 di candidati che sono Antonio Iannetta e Roberto Caputo, che hanno dichiarato di voler ingaggiare la sfida delle primarie. Io penso che al di là delle dichiarazioni last minute da primarie, Giuseppe Sala non può rappresentare, almeno per noi, per il nostro punto di vista, quella continuità che rappresenta quella coesione del centrosinistra necessario per governare bene come è stato fatto fino adesso. Sala rappresenta una discontinuità, non sta a me dare le patenti di chi è più di sinistra e chi è meno di sinistra, però è indiscutibilmente sotto gli occhi di tutti che Sala non rappresenta quella continuità. E dico di più, non rappresenta quella continuità anche proprio per il profilo culturale e individuale che lui rappresenta. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che è capace di fare politica nel senso della P maiuscola, con la P maiuscola, nel senso di costruire partecipazione, di rispondere agli interessi diversi. Sala ha sempre rappresentato invece il manager. Pieno rispetto per le sue attività di manager, ma governare una città è una cosa molto diversa, significa decidere. Io penso che il decidere deve passare attraverso la partecipazione è politica. Io credo che ci sono figure capaci di ingaggiare meglio la sfida della continuità e del governo della città che non Giuseppe Sala. Quindi per concludere, vedrebbe bene un tandem Balzani-Maiorino? Io per me personalmente, ma diciamo per noi di SEL, sarebbe straordinario avere una coppia come quella di Pierfrancesco Maiorino e Francesca Balzani in un ticket capace di sfidare la città, non tanto Giuseppe Sala o chi altro, ma proprio la città in questa sfida di programma, di proseguimento di questa sfida che abbiamo aperto nel 2011. Un ticket per me entusiasmante, spero che si riesca a passare al noi e quindi a continuare sul progetto con l'unione dei 2 e non si rimanga fermi all'io uno contro l'altro. Ecco. L'appello che facciamo è quello di trovare una sintesi nel minor tempo possibile e di lanciare insieme questa sfida al cielo.